Qua c'è rotano però. Vedi come scendono, so? Capito? Perché non c'è il marciapiede in questa zona di merda del trullo. Non è trullo. Cioè, io sto al tufello, che è? Colle del sole, che è? Io sto al tufello, c'avevo i marciapiedi. Quindi il suo supplema da dove nasce? Nasce a Roma nei primi dell'800. A Roma! A Roma! A Roma! Nasce a Roma. Dillo nei primi più forte, a Roma, nasce a Roma! Chiama supplì perché la leggenda narra che un soldato francese girando per le strade di Roma, mangiando sta palla di riso, aprendola trovò la sorpresa. Infatti si chiamava surprise, scritto. Cazzo, in francese che ne sapevo. Non so, francese proprio zero io, cioè. Chissà come si pronuncia. E poi è stato italianizzato, supplì. E chiamato supplì. Poi nel 74 il supplì iniziò ad apparire sui primi menù dei ristoranti, trattorie romane. E poi mi pare nel 1924-27 è stata praticamente recensita, è stata dichiarata la vera ricetta del supplì. E questo è quanto. Inizialmente il supplì veniva fatto con ragù di carne, una fattispecie l'interiore del pollo. E regaglie di pollo. E regaglie di pollo. Che mi sa che ancora non lo fa più nessuno che regaglie di pollo. Arcangelo Dandini del supplizio vi fa. Del supplizio vi fa? Sì. No, ma il supplizio a mangiarsi le regaglie di pollo. Ma sei capace a quei supplì? Qualche volta ho fatti. Ma sono buoni o da laboratorio? Io so già. Sì. Te fai rompir cazzo, già lo so. Sì, sì. Sei un bel rompipalle. Cioè, allora, mettiamo una cosa, facciamo un discorso. Se tu adesso ti messi il camice con scritto Massimiliano Ceccarelli e il tuo bel grembiulino, io non è che adesso ti dico sì, chef. E non è che tu adesso fai il nervoso come tutti i chef del cazzo dentro le cucine, che manco gli puoi rivolgere parola, sono solo nervosismo. Questa non è una cucina. Questa è la cucina di casa tua. Questo è un laboratorio. Laboratorio. È una ricetta, gli famo vedere come si fanno i supplì non da laboratorio, con la ricetta tua. Ma che fammi capire? E poi io ti dico. Mani pure te. Certo, regolare. Voglio vedere allora. Perché pensi che in soffritto mi faccio parlare dietro? Per fare un supplì che non sia da laboratorio ci vuole calma, pazienza, non essere nervosi come tutti gli chef. E i prodotti buoni. Quindi hai comprato il pomodoro buono, hai comprato un San Marzano dell'agro sarnese nocerino. Dop. Quindi il San Marzano dop. Riso, carnaroli. La roba per fare il soffritto, quindi carote, sedano, cipolle. E il basilico perché? Basilico dopo, quando iniziamo che il sugo è fatto, ci buttiamo il riso, ci buttiamo pure il parmigiano. Un po' di basilico e grana padano. Dopo di 24-30 mesi che è più saporito. Ok. Olio per friggere, ragazzi, l'olio di arachidi, l'olio di semi di arachidi per friggere è il migliore. Esatto. Poi semmai potete, però costa ovviamente, uno di questi costa come una bottiglia di vino del supermercato, ma come una bottiglia di vino, quindi potete sicuramente poi magari virare su un olio di girasoli. Certo che se volete fare una frittura come Cristo comanda, olio di arachidi, che c'ha il punto di fumo migliore, no? Si può dire esatto. Così? Ok. Dopodiché pan grattato, mo istamico è andato al forno di Carolis e qua sotto al trullo a prendere il pan grattato da loro. Il discorso è che sarebbe meglio se scuola Franchino col pane vecchio voi grattate, solo ci mettete una vita e mezza e noi oggi manco ci avevamo una vita e mezza, perché per quanto può essere da forno, la macchina è impostata sulla tritata fina e viene fino e a me il supplì che la panatura fina, cioè già hai perso un punto, te lo dico subito. Comunque, c'abbiamo questo e questo usiamo. E ovviamente le mozzarelle. Le mozzarelle, regà. Abbiamo preso un fior di latte che poi taglieremo e metteremo a scolare. Comunque, se vuoi dirmi sì chef durante la preparazione, per me va bene. Ti senti questo? Vabbè, sa di pomodoro. Sembri proprio un mandratino. Che competenze c'hai? Sto cazzo! Base del soffritto. Cipolla, carota e sedano. Vabbè, ma volevo dire che però nel frattempo ho fatto una pizzetta bianca. Guarda un po'. Guarda st'amico che ha fatto. Becca che si spicci, va. Eh? Corsale grosso. Ma mo questa la assaggiamo pure, eh? Questa sì. Mi sa che c'è un bel crunch.
la pizza bianca del Sor Massimiano casalinga, casalinga fatta col forno di casa. Raga, il discorso del forno di casa non è tanto per la pizza, che non raggiunge le temperature per cuocere la pizza, giusto? C'è là il crunch. La mortadella, mettiamo una fetta mortadella. C'è l'alveolo, questa è lievitata, eh? Questo alveolo, pasto lievitato, questo ho fatto ieri, amo fatto oggi, poi faremo pure la video ricetta per la pizza a casa. Dipende quanto va il video di supplì e se lo scrivono nei commenti. Questa è una buona pizza bianca. 6, 6 e mezzo. Non è da partirci dall'altra parte di Roma, però è una buona pizza bianca che c'è sotto casa. Tanti leva messa pizza dalla mamma, mangio tutto. Ragazzi, olio, un filo d'olio alla base. Allora, soffritto, giù. Massimiliano Ceccarelli, chef. No, non sono chef, sono pizza chef. Pizza chef, a cagare, va. Te e tutti gli chef. Schizziamo proprio la grande, mo? Schizzi solo te, vai. E niente, adesso ragazzi, questo semplicemente lo fate bollire. Alzate un po' la fiamma. Quanto volete? Abbiamo lasciato il San Marzano, dopo l'abbiamo lasciato intero. A me non piace frullarlo perché tanto poi si spampa. Se piano piano si spappa, si spappola. E poi comunque eventualmente con la forchetta vi aiutate. E lo aprite con la forchetta. Esatto. Qua sentimento. Qua sentimento. A sentimento, regà, ovvio che se fate un bel sugo bollito ogni tanto. Se dovessi fare la pizzeria mia o fare bollire a fuoco lento almeno 4 ore. Controllatelo, magari appunto non, non servono 4 ore, basta pure un'ora, un'ora e mezza, sì. Un sugo finto. L'importante è aggiustatelo sempre di sale, assaggiate. Noi ancora dobbiamo salare, non certo, siamo. Esatto. Controllatelo perché se vedete che si stringe troppo, invece mettete due mestolate d'acqua. Mezzo chilo, carnaroli. Qualche minuto a fiamma allegra e poi piano piano l'abbassiamo. E il discorso è quello di non far scuocere il riso, perché se si scuoce il riso finisce la magia. Questo ci dovrebbe avere 17-18 minuti il carnaroli e intorno ai 13 bisogna toglierlo, però sono tutti i parametri che lasciano il tempo che trovano. Tocca assaggiare, guarda come si sta asciugarsi. È molto al dente. Quindi? Un minuto. Lo sai che c'è? Che io poi con friggendolo non mai rischierei. Preferisco che poi mi scrocchi un po' sotto al dente piuttosto che scotto. Quindi sì, un minuto e levamo. Mettiamo un po' di... Col pomodoro che abbiamo fatto non con la carne. Abbiamo fatto un sughetto semplice, vedete come è scuro? E dai, no. Mettiamo un po' di basilico. Allora, c'è gente che ci mette il burro pure. Ok. A me non mi piace metterci il burro perché comunque mi piace vincere facile col burro. Quindi ci metto solo basilico, parmigiano, olio extravergine d'oliva, punto. E poi, come si dice a Roma, lo sbragamo. Lo allarghiamo e lo facciamo freddare. Questo è fatto apposta. Adesso si sbraga, si allarga tutto più possibile. Perché questa cosa, ragazzi? Perché si deve freddare. Se non è freddo non lo potete impanare. Anzi, in realtà tanti lo passano prima sul banco, lo fanno freddare, poi lo metto dentro al contenitore o buttano in frigo qualche ora. Pure, eh? Perché più freddo è meglio, eh. Esatto, più si asciuga è meglio, eh.
Facciamo la pastella con l'uovo, regà. Nel senso che chi c'ha i soldi usa le uova. Chi è povero, e la tradizione sarebbe anche acqua e farina. Esatto. Quindi pastella d'acqua e farina, lo vai a pastellare, pan grattato e friggi. Però il discorso è che se mo lui mi fa un supplì acqua e farina, io poi me lo magno e gli dico che non è da wow ed è da 7. Allora, visto che tanto vi state a fa a casa e sarete 4, 5, 6 persone, 3 persone, 8 persone, spendete 2 soldi in più, metteteci l'uovo, eh? Ma sarete stregi, no? Allora, non sai fare sulla botta, allora. A parte il fatto, ripeto... Che eleganza, no? A parte il fatto, come ripeto, sei... che comunque ma io da pischello... A parte il fatto, ripeto, ho già detto tante volte che io da pischello nelle cucine ci ho lavorato come schiavo, però ci ho lavorato. Ma io me la cucino, cioè, nel senso, io comunque cucino poche cose, niente di complicato, però come si dice a Roma, poco buono e saporito, cioè quelle poche cose te le faccio proprio che te si rigirano gli occhi. E quindi insomma, voglio dire, una girata nuova, nonchalanzissima, guarda. Comunque a me piace questo pan grattato, anche se a te è fino, sì, è quello là ti costa mezzo punto. Allora, te l'ho detto. A me piace la panatura, beh, indipendentemente da tutto, a me piace anche fina. Questa è una panatura fina, però è una panatura comunque da pani bianchi, che è importante questo, e da in forno. Sì, quindi... ma non è la panatura che ci piace a noi! Che ti piace a te? Che mi piace a me. Vabbè, messo un po' d'olio extravergine nel piatto. A che serve? Serve per intigne e dita. E fa se scivola poi il riso col pomodoro sulle mani, perché sennò mi rimane esatto. Appiccicato. Senza esagerare. Senza esagerare, ragazzi, perché poi dentro ci va la mozzarella. Quindi, diciamo, ecco, io ho esagerato. Il palmo della mano. Tagliato a cubetto lungo. Ok. Ragazzi, ecco qui, eh. Mozzarella bene al centro, chiudete la tasca. Se vi si appiccica, mettete un po' di olio. Esatto. Sulle mani. E gli date, vabbè. E date una la forma, quella tradizionale è questa. Più o meno un supplì sta sui 100 grammi, 120. Poi fate a sentimento, insomma. Ho fatto una bella mina, mi piace così. Eccolo qua. Qua il pomodoro c'è. Qua il pomodoro c'è, si vede che è scuro, non è un sugo anemico, no? Eh? Ma io direi basta un attimo, sì. Dai, friggiamo. Ragazzi belli, io pure te Massimè, la cosa fondamentale non è sta roba qua, negativo, è questa roba qua. Allora l'olio deve arrivare a temperatura, solitamente a 170-180 gradi, il termometro digitale non ce l'avevamo perché non è un laboratorio, stiamo a casa, e quindi famo il metodo della nonna. Dice, qual è il metodo della nonna? Quando senti che l'olio incomincia a schioppettare, ci buttiamo un pezzetto di pan grattato e vediamo insomma se frigge. Esatto. Allora, dove finito la frigge, dove lo mettiamo piuttosto che su un stesso piatto discorso con la carta? Che facciamo con la pizza, quando la pizza esce fuori dal forno, ma anche una pizza in teglia, solitamente si usano o le teglie forate oppure sulla pizza tonda, se andate nelle più rinomate pizzerie, se fa uscire e se scarica su una griglia. Per discorso classico, che la condensa ti bagna il fondo della pizza, stessa cosa per il supplì, così il calore esce sotto e il supplì rimane croccante. Quindi quella l'appoggi sul lavandino, sì. Lì? L'appoggiamo, okay. Noi troviamo modo e maniera per farlo stare sospeso. Teoricamente dovresti lavorare con due mani, con uno passi il supplì nella pastella o nell'uovo e con l'altro lo giri nel pan grattato. Pan grattato di laboratorio, eh? Dai.
Senti come sfrigola. È vero? Belli, eh? Non vedo l'ora di mangiarmeli. La cottura è almeno 2 minuti. 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Solitamente quando si usa la friggitrice dentro la pizzeria è normale che a casa devi andare un po' occhio a sentimento con l'olio, perché dovresti stare comunque sui 160-170, perché se è troppo alto ti brucia il supplì o comunque ti dà la parvenza che fuori è cotto, in realtà dentro la mozzarella non si scioglie. Il vero supplì tradizionale viene fatto col pan grattato fino. Lo so, però a me non mi piace. Vabbè, quelli sono gusti, però voglio dire, ok? Come andava fatto che i ritagli di pollo. E chiaramente risulta più scuro, perché è un pan grattato, cioè, naturale, non c'è sta niente dentro. E quindi la panatura è più scura. Vedete? Questi sono pronti. E poi vediamo se c'è sta sto telefono, sa. La sorpresa, come ha detto il soldato francese. Esatto. Che ha trovato la mozzarella. Beh, bello è bello, eh? Attia. Il sugo è bello colorito, non è anemico. E andiamo. Ah, belli mia. Batto la mano. Quindi voto? Secondo me abbiamo fatto un supplì che sarebbe stato da 10 se fosse stato con un bel sugo di carne e bollito 3-4 ore. Noi abbiamo fatto un sugo finto, abbiamo cotto manco un'ora, 40 minuti. Quindi è ovvio che se avessimo fatto con più tempo e più calma un bel sugo di carne bollito per 3-4 ore era mezzo punto in più, come per la panatura, e lì siamo a gusto personale. E questa è buona, però, perché è del panificio, però è fino a me non piace. Se avessimo grattato un po' di pane vecchio, sarebbe stato un supplì da 10. Quindi io gli elevo, ci autolevo, poi, perché ho fatto pure io insieme a te, mezzo punto per il sugo, mezzo punto per la panatura, e questo è un supplì da 9. Ma hai visto che ci è venuto, zio? Sì, di Cristo. Ovviamente comprate sempre prodotti di qualità, non risparmiate sul pomodoro, perché quello a 60 centesimi. Prendete, investite qualcosa di più, anche perché vi mangiate voi, tra l'altro. Se vediamo al prossimo video, sì. Vi salutiamo. Io vi metto sempre in descrizione il tuo Instagram, mai visto mai che qualcuno gli serve una consulenza. Io sto qua, quindi a disposizione. Ciao!